L'accertamento che come difesa riteniamo essere il più significativo è quello conferito alle consulenti del pubblico ministero, alle dottoresse Smenghi e Palleschi, in relazione alla capacità di intendere e di volere della signora Niatello. E nell'alveo di questo conferimento e incarico anche la difesa ha nominato un proprio consulente. Non solo l'accertamento clinico disposto su Giorgio Miatello, l'anziano massacrato in casa la notte di Santo Stefano, fondamentale per capire se i colpi che la procura ritiene inferti dalla figlia maggiore di Letta avessero l'obiettivo di uccidere, ma anche un nuovo incarico conferito per accertare se la 51enne ex vigilessa al momento dei fatti fosse in grado di intendere e di volere. Il consulente nominato dalla difesa, il dottor Terranova, affiancherà le consulenti del pubblico ministero nelle valutazioni del caso relative alle condizioni psicofisiche di Diletta. La donna in carcere a Verona sarà presto raggiunta dall'avvocato. Ha appreso che il padre Giorgio, sopravvissuto, è in lento miglioramento. La signora continua ad essere provata ed è una persona che ovviamente è sorvegliata all'interno del carcere in modo particolarmente attento. Le operazioni peritali inizieranno il 25 di gennaio, quindi è mia intenzione recarmi in carcere prima di quella data, proprio per spiegare alla signora, insomma, che ci saranno dei colloqui e delle visite mediche che andranno a seguire. Il fascicolo medico di Diletta, in cura al centro di salute mentale di Cittadella, è stato posto sotto sequestro. Non è stato possibile visionarlo, conferma l'avvocato. Una perizia psichiatrica, dunque, per Diletta Miatello, un accertamento a cui la difesa avrà la possibilità di partecipare, perché il procedimento penale è ancora in fase di indagini preliminari.